Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, termina praticamente oggi il tempo di Natale, perché già domani sarà la vigilia del battesimo del Signore che poi porrà fine a questo tempo. Ancora la liturgia della Chiesa ci accompagna a darci gli ultimi ritocchi, proprio oggi la pennellata finale a tutto quello che dovrebbe essere il lavoro che la grazia ogni anno attraverso questo tempo benedetto dell'Avvento e del Natale dovrebbe plasmare sulla nostra anima, ecco, un lavoro che dovrebbe plasmare appunto un ritratto vivente dell'amore. San Giovanni oggi ci congeda con queste parole molto chiare: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E ancora, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Prima di tornare a questa splendida prima lettura, che potrebbe essere oggetto, anzi sarebbe il caso che lo fosse, di profondissime meditazioni, uno potrebbe pensare: che c'entra il brano del Vangelo con questa lettura? C'è la moltiplicazione dei pani, che se noi ci pensiamo, dar da mangiare è il gesto d'amore per antonomasia, o no? Come fa una mamma ad amare il bambino neonato? Quello mica capisce niente, no? Ma pensiamo anche, cioè, avete gli animali, voi come fanno gli animali a capire che li volete bene? Volete che i gatti non abbandonino più la vostra casa? Quando ogni volta che vengono dategli da mangiare, è finito. Capite? Dare da mangiare. Gesù ha dato da mangiare, moltiplicando i pani reali, ma ogni giorno ci dà da mangiare, o no? Chi lo vuole, d'accordo? L'Eucaristia non fa sciopero, salvo in tempi di lockdown, d'accordo? Ma anche in tempi di lockdown è uno sciopero, comunque è uno sciopero reale, non uno sciopero multimediale, perché comunque i sacerdoti, grazie a Dio, la messa l'hanno sempre celebrato, ma capite, ci dà sempre da mangiare. Quindi questo suo darsi, non soltanto dare, dobbiamo pensare a questo gesto, eh? Noi mangiamo Gesù, capite, no? Avete visto quando due innamorati dicono: quanto ti amo, me te mangerei di baci, non so se si dice ancora, no? Quindi, cioè, Gesù fa questa cosa veramente. Ecco perché questo si chiama anche l'Eucaristia, il sacramento dell'amore. Allora, se noi non siamo ancora in questo orizzonte, quindi non siamo gradualmente tutti trasformati in amore, ma in tutte le cose, ma anche nelle cose più piccole, una delle cose più importanti si vede il modo con cui noi trattiamo il prossimo e anche noi stessi, perché anche con noi stessi dobbiamo usare un po' di amore soprannaturale, quindi, cioè, le espressioni distruttive anche nei confronti di noi stessi Dio non le gradisce, quella non è umiltà. Perché Dio a te non ti disprezza, non ti tratta malamente, neanche se avessi fatto i più grandi peccati di questo mondo. Certamente non ti dice bravo se hai fatto i peccati più grandi di questo mondo, ma non ti tratta malamente. Allora, se questo non c'è, dice San Giovanni, sta attento, tu non hai ancora conosciuto Dio, non sta facendo, capite, un j'accuse, un puntare il dito moralistico. Ti accorgi che tu sei ancora, non so, pieno di rivore, di asprezza, fai difficoltà a rispettare le altre persone, spari giudizi facilmente, sparli male facilmente, punti il dito facilmente? Sì, certamente devi andare a confessare, d'accordo, questo lo sappiamo già, ma il problema è che ancora la tua conoscenza in senso biblico di Dio non è profonda, perché se tu entri in contatto con Lui non è possibile che c'è ancora queste cose, capite? Se io metto la mano sul fuoco, la mano si brucia. Se la mano non si brucia, vuol dire che sul fuoco non c'è nata. Riesco? Questo è il senso del discorso che fa San Giovanni. Dice: chiunque ama è stato generato da Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Capite? È un discorso bello questo qui, è un discorso che ci sprona. Come arrivo io al termine del tempo di Natale, dove ho visto l'amore farsi carne, no? L'amore venire a toccare, farsi il bambino per togliermi ogni timore di avvicinarmi a lui, ogni paura, eccetera, no? E un'altra cosa importantissima: noi ameremo se abbiamo fatto esperienza dell'amore di Dio, se ci siamo sentiti
amare da Dio. Questa è la più grande terapia di guarigione in assoluto. Non ci stanno psicoterapie. Voi sapete che anche gli psicologi, gli psichiatri bravi e intelligenti dicono: noi facciamo un servizio. Vero, perché se uno è bravo riesce a farti entrare in te stesso, a farti ripercorrere la tua vita e a capire un pochino le aree critiche della tua esistenza, le ferite che ti porti dietro, tutto quanto il marasma che dentro ogni cuore c'è. E come guarisci? Dico, beh, adesso ho capito tutto. E adesso che facciamo? Chi me la darà la guarigione? Se ti tocca l'amore di Dio, se ti tocca quello, è finito tutto. Tutto finito. E infatti San Giovanni conclude dicendo: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. E se noi abbiamo fatto reale esperienza di questa, diventeremo dei canali, dei punti di collegamento. Ricordate sempre, quando una persona è lontana da Dio, chiunque essa sia, non gli possiamo predicare, non gli possiamo fare niente. Possiamo fare sempre però due cose, e queste vanno fatte sempre: pregare per lui o per lei e amarla, perché l'amore è un linguaggio universale, capito da tutti e sempre efficace. Queste sono le uniche due cose che bisogna fare sempre. Guardate che l'unica che ci ha capito tutto di Gesù è la Madonna. Solo lei ci ha capito tutto di Gesù. Questo bisogna dirselo chiaramente. Noi no, noi siamo tutti quanti sempre un po' limitati, che qualche rotella ci manca, che ci manca qualche pezzo nel puzzle. La Madonna che fa? La Madonna prega e ama. Basta. E quanto fa però facendo questo qui? Ecco. Sia questo il senso di tutto quello che abbiamo vissuto, di quello che ci portiamo con gioia, continuando adesso poi con la Chiesa, nel tempo ordinario, il nostro cammino di continua e ininterrotta santificazione. Siano lodati Gesù e Maria.